Vi ho detto, no, che ci sono certi amici che mi conoscono pure dottor Amarom. No, no, non vi inquietate, non sto cambiando discorso un'altra volta. Questo ha a che vedere con quella cosa grossa, ma giusta, che ho fatto tanto tempo fa, quella delle suore. Insomma, vi dicevo, mi chiamano così, dottor Amarom, per il fatto che io, non proprio da solo, anzi con altre persone, ho fatto piangere la Madonna. Che c'entrano le bugie, scusate, quello è un modo di dire. No, queste Madonne qua io non le ho mica fatte piangere con le bugie. Quelle piangevano per davvero. Cioè, per davvero no, mica era proprio un vero miracolo, era una bugia, però piangevano e come? Non avete capito? Ve lo spiego meglio. Queste altre persone con cui stavo davano una mano ad altre persone ancora, persone importanti, pezzi grossi. Questi pezzi grossi andavano in moltissimi paesi intorno a Napoli, posti come Acerra, Marano, Afragola, parlavano delle loro cose, facevano propaganda, raccontavano i loro progetti. Mentre quelli se ne andavano e la gente era ancora quasi tutta lì sotto il palco, perché questi pezzi grossi parlavano da sopra un palco, arrivavamo noi, cioè quelle altre persone insieme con me, e io non è che dovevo fare molto, mi mandavano nella chiesa del paese insieme con il parroco, che pure stava con noi, e a un certo momento io dovevo correre fuori a fare il pazzo, a dire che avevo veduto la Madonna piangere, che era un miracolo, un rito, che una vecchiarella che stava con me era svenuta dallo spavento. E c'erano delle volte che quelle persone che stavano con me avevano sistemato una pompetta d'acqua dentro la statuina della Madonna. E quella piangeva per davvero. Cioè, non proprio per davvero, non era un miracolo, ma insomma pareva che piangeva. Ma altre volte non c'era bisogno, bastava che quelli del paese vedevano questo guaglione e questa vecchiarella che dicevano sì, che la Madonna aveva pianto. L'avevano vista loro, proprio mentre quel pezzo grosso diceva che bisognava votare per lui. Croce sulla croce. Altrimenti, altro che Madonna, altro che Italia, arrivavano di Le Casamagnole creature.